foto di Verde 1999 in questo Cersaie 2014 è dritti al cuore. Volete arrivare al cuore della gente? Certo, noi abbiamo, facciamo sempre delle piastrelle nuove, ma quest'anno con passione. Vogliamo arrivare a suscitare delle emozioni alle persone, per questo quest'anno abbiamo scelto questo motto. Abbiamo sempre fatto delle piastrelle con un bel tatto, perché vengono fatte da una donna, la mia moglie, che segue il marketing delle piastrelle. Essendo una donna, lei sta sempre molto attento alla pulibilità e alla superficie della piastrella. Oltre a quello, cerchiamo di fare sempre delle piastrelle nuove che suscitino delle emozioni e che abbiano un senso, perché ormai di piastrelle ci sono tante, bisogna un po' sbizzarrirsi e avere della fantasia. Abbiamo portato tre cose differenti: un legno, che è basilmente un legno industriale che finora non aveva ancora presentato nessuno, quindi sono tante lamelle di legno incollate insieme e che danno un effetto abbastanza moderno che viene richiesto adesso soprattutto dagli architetti. Abbiamo portato un effetto resina che si può magari mettere un po' nella categoria cementi, però non è un cemento, diciamo che è abbastanza una linea moderna. E poi abbiamo portato una pietra che è un reclaimed stone, sandstone, cioè una pietra arenaria riciclata, cioè sono i vecchi pavimenti che sono riportati in vita, facendo anche delle decorazioni tipo lo chevron, che è una decorazione che adesso è molto attuale. Sono tre linee che seguono poi fondamentalmente mercati diversi, perché quella tipo resina è più un mercato europeo ed estremo orientale, quello con la pietra riciclata è più un mercato americano, però potrebbe essere anche un mercato in qualche zona europeo. È un rustico liscio, è un rustico che ha il tatto molto liscio, quindi potrebbe essere utilizzato anche in altri paesi, perché il rustico piano piano sta ritornando anche in Europa, c'è una minima richiesta. Invece il legno industriale è un po' una scommessa che abbiamo fatto. Secondo me il legno industriale si può vendere dappertutto, però bisogna vedere quanto. A proposito di mercato americano, è vero che sta flettendo leggermente? Questo è quello che si dice in giro. Io personalmente, noi siamo ancora in crescita, forse perché siamo decresciuti, abbiamo perso più quote di mercato rispetto agli altri negli anni scorsi a causa del dollaro e a causa del mercato, e adesso stiamo recuperando. A mio avviso, se si fanno delle linee dedicate agli Stati Uniti con i formati giusti, c'è ancora molto spazio, nonostante che chi produce negli Stati Uniti ha indubbiamente un vantaggio notevole. Ecco, a proposito di esportazioni, immagino che anche nel vostro bilancio abbiano una parte importante, siano quelle che danno le soddisfazioni maggiori. Il caos che c'è per il mondo, le agitazioni che ci sono, vi stanno creando disagi? Se uno esporta in molti paesi del mondo, aumenta in certe zone, cala nelle altre, alla fine diciamo che si torna a un equilibrio. Chiaramente che chi è esposto solamente verso certi paesi che hanno un calo dovuto, non dico solo della guerra, delle cose politiche, ma anche del calo delle costruzioni, degli investimenti, ne risente di più che uno che è più equilibrato. Noi siamo abbastanza equilibrati. Puntiamo molto sugli Stati Uniti e il Canada, però rappresentano circa metà del fatturato, quindi l'altra metà siamo in altri paesi.